Chi parte? Parto io. Via. Allora, mister, 3 punti in 7 gare. Si parla, abbiamo parlato giustamente di una crisi abbastanza pesante. Sì. Qual è il punto di vista ad oggi e come si salta fuori da questa situazione? Allora, il punto di vista di oggi innanzitutto credo che sia questo. La squadra ha giocato una grandissima partita anche ieri, secondo il mio punto di vista, e siamo penalizzati in questo momento anche di una mancanza anche un attimino di in zona gol, perché certe partite, come voi sapete, diverse partite, in queste partite che io non ho vinto, perché quando si sbaglia tantissimo e alla fine poi paghi qualcosa sotto questo aspetto. Ma era in preventivo anche questo, perché avendo una squadra di molti ragazzi giovani, per esempio, che poi hanno, che nelle loro squadre facevano, giocavano addirittura in C o addirittura non giocavano, e addirittura giocavano tanti in primavera, un calo direi psicologico sotto l'aspetto dell'intensità emotiva, dell'aspetto mentale. E secondo il mio punto di vista stiamo pagando anche fin troppo per quello che noi stiamo dando sul campo. È ovvio che anch'io mi aspettavo qualcosa di più, ma io sono convinto che solo attraverso il lavoro, attraverso quello che stiamo facendo, d'altronde voi non siete degli stupidi, vedete le partite e sapete benissimo commentarle, ho letto anche oggi, però leggendo i giornali di oggi, noi ieri abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, tra cui un grandissimo primo tempo col Brescia, un grandissimo secondo tempo, grandissimo, direi buon primo secondo tempo a Novara. Nonostante questo non abbiamo raccolto niente, nonostante questo non c'è una squadra che va fuori casa, per esempio ad Avellino, e crea quelle occasioni da gol, non fa gol. In questo momento credo che solo Babacar non basti, perché io sono contento che Babacar si sia sbloccato, che sono convinto che presto usciremo da questa situazione, non di gioco ma di risultati. Sono d'accordo con voi, quando si parla di risultati è ovvio che mancano diversi punti alla nostra classifica. Però onestamente devo dire questo, io sono partito quest'estate dicendo che il nostro primo obiettivo era la salvezza, e poi siamo iniziati a crescere quei giovani e abbiamo ottenuto dei ottimi risultati. È ovvio che dopo la partita del Carpi c'è stato un calo mentale, psicologico, fisico, come lo volete chiamare voi, e secondo me, ecco, servirebbe quella piccola cosa per farci ritornare quello che eravamo, con un po' di fortuna, perché una squadra che va ad Avellino e imporre il gioco e si trova sotto di 2-0, tra l'altro un gol in netto fuorigioco, una punizione fischiata addirittura dopo che l'azione era ripartita, e stiamo pagando questo. Però io credo che l'obiettivo nostro principale sia quello di migliorare questa classifica, perché ce lo meritiamo, punto. E sta a me, sono io l'unico responsabile, sono io che conduco la nave, e sono convinto di questo, perché c'ho voglia, c'ho tanta voglia, c'ho tanta rabbia dentro, e a me non mi spaventa minimamente che in questa situazione ci siamo, ma dobbiamo uscirne, perché io sono convinto che solo attraverso il lavoro, attraverso anche un po' di avere un po' di fortuna, tra l'altro, perché ho provato a cambiare un po' di cose davanti, dietro, voi non siete degli stupidi, vorrei essere chiaro, insomma. Naturalmente c'è qualcosa che va rivisto, sicuramente. Mister, quando dici adesso Babacar non basta, pensi anche a un cambio di modulo per la partita? No, modulo, credimi. Io credo, se voi avete visto io il cambiamento del modulo dovuto a ieri, tra primo e secondo tempo, dovuto a certe situazioni che si sono verificate, ma ieri per esempio in primo tempo
o a 3 o a 5 o a 4 noi eravamo padroni del campo senza concedere niente a loro fino al 43esimo, anzi 42esimo, no, assolutamente. Per quanto riguarda invece questa pressione pesante che preoccupa molti. Sì, sì, ma io sono consapevole di questo, ma che non siamo consapevoli della striscia, insomma, saremo degli incoscienti. Signori, io ho sempre detto che al ristorante si paga alla fine il conto, non si paga all'inizio. E in questo momento, come hai detto tu, credo che siamo tutti consapevoli della situazione. Io credo che né io né i giocatori né la società non sono consapevoli di questo, assolutamente. Ultima per me, 7 partite, 3 punti voi, Pescara nelle 7 partite, i punti ne ha fatti 19 su 21, è l'avversario peggiore che poteva capitare adesso. Peggiore, indubbiamente è una squadra con grandi giocatori, tra l'altro giocatori di... Direi che se noi giochiamo con la cattiveria, con la voglia giusta, io ho sempre detto che il campo è quello che conta, non contano poi... ormai le statistiche in questo momento sono negative e allora sono positive, possono anche essere cambiate. Sì. Beh, Manfrin, Babacar, Molina, Rizzo e Salifu, insomma. Sì, no, vuol dire, questa dei giovani, però è un giovane che ci ha dato i punti all'inizio. Guardi che non c'è una regina. Posso però, 4-5 domeniche fa non me lo facevi. 7 domeniche fa, scusa, non me lo facevi. È ovvio che tu, io credo che si guarda molto in questo momento, però in questo momento i giovani, io credo che i giovani nostri sono bravi, però nello stesso tempo, se tu hai notato, in queste 7 domeniche abbiamo preso dei gol su situazioni di palla inattiva dove noi dobbiamo anche migliorare. Al di là di questo, io credo che i problemi del Modena in questo momento è il problema del gol, che non riusciamo a essere più fluide come una volta. È chiaro che c'è un appannamento di alcuni giocatori, ma sono convinto che alla lunga noi in questo momento lo stiamo avendo noi. Però tengo a precisare, questo discorso che hai fatto tu dovevi farlo a Pescara all'inizio del campionato. Il Pescara l'ha avuto, il Siena mi sembra che non l'abbia avuto. In questo momento io credo che la prestazione di ieri, io sono felice perché Babacar, perché Babacar è uno che finalizza tutte le nostre giocate, è uno che dà profondità, è uno che ti tiene palla, ti dà quell'ampiezza che alcuni giochi, io ho provato di tutto in questo momento e forse stiamo avendo un po' di difficoltà in alcuni giocatori, però sono convinto che al di là delle statistiche, sono convinto che i nostri giovani, allora Molina è un nazionale, Manfrin è andato in nazionale, perché non si va in nazionale per caso, lo stesso Rizzo è un giocatore. Necessità di cosa ha bisogno questa società. Questo è il secondo anno di questa società. L'anno scorso avevano fissato determinati premi in caso di Serie A, quest'anno non lo so, e quindi spesso quando il Modena va male si pensa anche al problema della stabilità di questa società. Quindi oltre all'aspetto sportivo, io questo no, questo ti spiego, però tu hai il tuo punto di vista che capisci quello che c'è nel spogliatoio. All'esterno c'è anche questo aspetto qua, cioè, qui non c'è Moratti, con tutto il rispetto che abbiamo per chi tira fuori i soldi nel caso di oggi. Ma scusate un attimo, scusa. Sì, voglio dire, quindi quando la squadra va male, quindi c'è una situazione del genere, si somma anche questo aspetto qua, che esula dal vostro lavoro. No, ma io, siccome io sono un uomo società, ci tengo a precisare, scusate un attimo, qui noi prendiamo lo stipendio tutti, la società non ci fa mancare niente, qual è il problema, scusa?
Qual è il problema? La necessità di raggiungere determinati... Ma la mia società ha degli obiettivi. Il primo obiettivo nostro è la salvezza. E questo non ve lo dovete dimenticare. Non lo dovete dimenticare. Questo l'hai detto spesso tu. No, ma io dico anche questo. Io lo stipendio lo prendo tutti i mesi. E i miei giocatori lo stipendio lo prendono tutti i mesi. La mia società si sta già muovendo per quello che deve fare il mercato. Perché la mia società non è una società stupida. Eh no, perché adesso... Nessuno ha detto stupida. No, stupida in senso lato. No, perché qua, voglio dire, non è che io, però, siccome qui la società non c'è, rappresento io la società. E dico questo, che la mia società lo stipendio me lo dà puntuale a fine mese. Io non so cosa vogliamo dalla società. Poi, se è un discorso tecnico, di mia competenza, e vi dico, e ve lo ripeto per l'ennesima volta, è giusto che anch'io nella mia vita non ho mai avuto niente di facile. Io ho col Piacenza mi sono salvato alla fine, con il Venezia mi sono salvato e sono arrivato ottavo. Le difficoltà ci sono in un campionato di Serie B, però da qui a fare dei drammi, insomma, poi alla fine si fanno i conti, no? Credo che in questo momento